giorno il Signore creò la luce e che si diffuse su tutto il golfo di Napoli. Buongiorno a tutti, maiali. Andate qua, andate. Questa qua è la stanza dove si dorme. Però voi immaginate, no? Che vi fate una bella cagata. E quindi vi mettete da qua, mentre vi fate la barba, no? Ogni tanto, quando voi vi fate la barba, o vi lavate i denti, vi affacciate e dite: oh porca loca, oh porca loca. Oh no, lo faccio alzo. Voilà. Ciao a tutti, maiali. Ciao a tutti. Oggi, penultimo giorno qui a Napoli, domenica. Buona domenica a tutti. E domani si parte per poi ripartire per New York, Miami e Caraibi. Questo però avverrà praticamente tra 10 giorni. Ciao a tutti, magari. Buongiorno. Allora ragazzi, ultima puntata di questo viaggio. Ho buttato pure le uova così. Allora, e quindi questa è la nostra colazioncina, qualcosa di molto semplice, non complicato. Quindi vi presenterò l'hotel, facciamo tante altre cose. Ciao a tutti. Stamattina era un tempo duro là, orribile, invece no, adesso è diventato un bellissimo tempo. Bella è la visuale, ragazzi. Le camere ho sempre da dire qua, però la visuale, e devo dire la verità, anche il ristorante è cambiato un po', è cambiato di molto, si mangia bene. Sulle camere no, le camere non mi piacciono, però la visuale, guardate che bella, Gesù. Napoli, voi volete confrontare Napoli con Parigi? Statevi un po' zitti, va. Statevi un po' zitti, per piacere. Voilà. Allora ragazzi, dopo diamo un'occhiatina all'hotel, un po' anche sul terrazzo, andiamo a guardare il terrazzo. Non è che ve l'ho fatto vedere anche all'ultimo dell'anno, però oggi è l'ultima giornata, domani si parte, non si sa che si fa. Quindi qua, rimaniamo così. A più tardi. Buongiorno a tutti. Allora ragazzi, domani si parte, lasciamo questa bellissima terra che sarebbe l'Italia, in particolare Napoli. Allora oggi volevo far vedere veloce un presepe che sta qui, sta in una chiesa, non so se è aperta però, però penso di sì. E ve lo volevo far vedere perché è molto bello, molto particolare ed antico. Voilà, quindi facciamo questo giretto lì e poi dopo andiamo un po' a Piazza del Bisciglio, poi oggi andremo in qualche ristorante sicuramente e finiremo così la nostra puntata domani dedicandovi un bel video. Perché in questo momento le telecamere ti trovano a filmare timelapse in varie posizioni. Quindi ho puntato 3 telecamere in diverse posizioni per il timelapse, proprio perché oggi è un cielo un po' nuvoloso, bello ugualmente, però a Napoli è sempre bello, però oggi è un po' nuvoloso, quindi l'effetto delle nuvole è molto più interessante quando c'è un timelapse. A più tardi! Voilà. Allora ragazzi, la chiesa in questione è questa qua, la San Nicola della Carità, infatti poi ci troviamo, se non qua si chiama Piazza della Carità, ed è questa qui, dove vedete poi ci sta anche il cartello, il presepe, e si scende giù ed è bellissimo, a più tardi. Bellissima ragazzi.
dipinte. Per andare a prendere e scendere praticamente qua giù. Le chiese straordinarie. Bello, eh? E ti scende qua giù, questo qua. Questo qua è molto antico, è del 700. Guardate qua che lavorazione, ragazzi. Non so se mi spiego, se riuscite a capire la difficoltà della realizzazione. Bellissimo. Il battesimo di Gesù. Questo era il mio hobby, cioè quello di creare presepi. E comunque riprenderò, però purtroppo a Parigi io non riesco a trovare il materiale, quindi ogni tanto quando vengo a Napoli mi prendo il materiale per poi, diciamo, realizzare qualche presepe. Però infatti poi Parigi va anche, i pastori costano delle cifre che sono astronomiche. Guardate che bello. Guardate la grandezza, la profondità, i personaggi come sono perfetti. Logicamente vi ricordo tutti realizzati a mano nel 700. Quindi è praticamente tutto antico. Guardate qui, oh Gesù. Alcuni di essi hanno logicamente anche le parti meccaniche. Per visitarlo basta una semplicissima offerta, quindi fate anche la vostra offerta, 2 euro, 3 euro. Non è che dovete fare chissà che cosa, però comunque fatela, perché diciamo sono cose belle da vedere, anche se si paga un po', non fa niente, cioè 2 euro, 2 euro, un'offerta, che bello. Logicamente ragazzi, io sto riprendendo con l'iPhone, però vi garantisco che vedete con i vostri occhi, come dico sempre, è un'altra cosa. Ciao ciao a tutti. Voilà, e come dice questo cartello, ditelo ad amici e parenti, le cose belle bisogna farle conoscere ad altri. È inutile vedere il video, quando vi trovate qui fatevi la camminata, che il video sì è bello, però vedete con i propri occhi è proprio un'altra cosa, come vedere poi l'interno di questa chiesa. È praticamente uno spettacolo, non si potrebbe registrare, però guardate, incredibile. A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, ogni angolo di questa chiesa, io ho fatto molte fotografie, ogni angolo di questa chiesa è tutto decorato con dipinti, affreschi,
veramente un'opera d'arte, quella che vi consiglio di andare a vedere, che non andiamo a vedere, però è la chiesa di San Gennaro, con il tesoro di San Gennaro, e la tomba di Virgilio, e il Cristo velato. Poi ci sta la chiesa di Capodimonte. Vabbè, per chi è diciamo religioso, ci sta veramente da vedere un sacco di cose qua a Napoli. Poi ci sono le catacombe, veramente ci sono veramente tantissime cose da andare a visitare. Allora ragazzi, adesso scendiamo un po' di qui, andiamo a Piazza del Plebiscito e poi non lo so, arriviamo all'hotel e usciamo un po', andiamo a mangiare, io non ho proprio fame, comunque andiamo a mangiare in qualche ristorante. A più tardi. Allora ragazzi, poi la cosa bella anche della nostra città, allora queste bancarelle vengono messe adesso perché poi logicamente si deve celebrare la Befana e quindi automaticamente si mettono poi tutte le bancarelle con le varie calze per riempire di cioccolate, di cose, principalmente per i bambini, però comunque vale per tutte le età. Se la cosa bella di questa città è il senso della libertà, cosa che non avete in altre città, questo è il discorso. Tutte queste persone qua si trovano in modo legale, non è che sono illegali. Questi qui che lavorano qui, lavorano pagando le tasse normalmente. Non pensate mai che questi stanno qui perché così magari loro si mettono in mezzo alla strada e vendono. Non è così, loro hanno tanto di partita IVA, tanto di tasse da pagare, hanno tutte le cose che normalmente si devono fare per avere un esercizio del genere, quindi non è che sono dei contrabbandieri qui, sono tutti quanti legali. Adesso quindi poi tutte le bancarelle si riempiono anche di giocattoli. Quindi di giocattoli e di licorni rare. Guarda che bello. E purtroppo, ahimè, sta cominciando pure a piovere. Mannaggia, come trovare cose da acquistare, porca vacca, sta piovendo, che rottura di maroni. Allora noi ci prendiamo un ombrello, ragazzi. Allora riprendiamo più tardi perché è finita praticamente la batteria del telefono, quindi ciao a tutti, come vedete sempre pieno di gente. Ciao a tutti, a più tardi, ci prendiamo con la telecamera. Come potevo non chiudere con un'immagine così bella? Questo qua sono tutti cani randaggi, vedete? Questo qua se l'ha presi per fare un bel regalo di Natale anche a loro. La vita, il sole, che sono stati belli in Napoli. Ciao. Tipico è anche il fornicello napoletano. C'ho 2 euro! Ma 1 euro per me mi serve? No, 2 euro no, 1 euro! Vabbè, mamma mia!
facciamo tutto santo. Voilà. Con 2 euro mi puoi fare un regalo? 2 euro ti do un bel cornino, sì. Vai. Così. Fatto con il cuore. Apri la mano. La felicità, la prosperità e il benessere per te è la punta per allontanare l'invidia. Va bene? Non okay. Già sei solare però, solo per grazie. L'invidia. Grazie, ciao. Andiamo a prendere il taxi, no? Registriamo fino a quando può registrare, ma credo che sta quasi a 6% la batteria, quindi non è che ci sta tanto da registrare ancora. Date la vita. Io con Siel, dedicato anche a tutti quanti voi. Ciao a tutti.